Quando nel 2013 mi venne diagnosticata un'infezione da HIV, ne rimasi sorpreso, non dico sconvolto, perché da anni all'interno di Arcigay Milano mi stavo occupando di prevenzione e di campagne di informazione, per cui sapevo che di HIV non si moriva più. Come in passato, che esistevano delle associazioni che si occupavano appunto di persone sieropositive, che esistevano dei farmaci molto efficaci, però la cosa mi sorprese proprio per il fatto che io stesso, che ormai mi occupavo di HIV da tanto tempo, avevo completamente sottovalutato la dimensione del problema. Io ormai da tanti anni mi testavo regolarmente, una, due, tre volte l'anno, e mi ero convinto che ormai fosse una questione di dominio pubblico il test, che tutti si controllassero regolarmente, che quindi le persone che erano sieropositive fossero in terapia, e invece appunto vengo a scoprire che, parlandone con i miei amici, molti sono già sieropositivi, chi da 5 anni, chi da 10 anni, ma di questa cosa non se n'era mai parlato all'interno della nostra, amicizia. Capisco quindi che, finché l'HIV continua a rimanere una questione, segreta da viversi, in maniera nascosta, non si sarebbe mai potuto fare quel passo avanti per spiegare alle persone che l'HIV è ancora molto presente nella nostra società, che si può fare molto per contrastarla, ma che bisogna parlarne, bisogna dirlo. E quindi, seguendo gli esempi di altre persone che avevo conosciuto, decido anch'io di diventare una persona sieropositiva pubblica, ovvero decido di iniziare a occuparmi della mia salute, mettendo il mio tempo a disposizione anche degli altri. Presso il Circolo Arcigay di Milano trovo altre persone che hanno intenzione di impegnarsi anche loro in questa sfida e ripristiniamo una sezione salute. In quegli anni iniziavano a diffondersi i primi test rapidi dell'HIV, all'inizio erano quelli salivari, e così ne compriamo un lotto e iniziamo a portarlo in giro. Iniziamo ad andare nei bar offrendo la possibilità di fare un test rapido sul posto in maniera anonima e gratuita. Poi, organizzandoci meglio con altri volontari e altri medici, iniziamo a strutturare un servizio più regolare e portiamo il test rapido nei locali serali, nelle discoteche, nei sex club, nelle saune, prediligendo quei posti dove si consumava sesso in loco. E così iniziamo a confrontarci con una realtà che in realtà tutti noi ignoravamo. Io sono una persona, io sono un uomo che fa sesso con uomini e mi confronto quindi con la mia realtà molto circoscritta, molto limitata, che però le statistiche ogni anno ci insegnano che questa piccola realtà riesce comunque a fare la metà delle nuove infezioni da HIV rispetto al totale delle sieroconversioni che si registrano in Italia. Mi confronto con una realtà che io mi aspettavo molto preparata, molto competente, e dove invece regna la disinformazione, la cattiva informazione, se non addirittura quello stigma nei confronti delle persone sieropositive che genera paura e genera appunto quel fenomeno di isolamento
nel quale vivono le persone con HIV. Addirittura incontro persone che mi dicono che preferiscono rimanere totalmente all'oscuro del loro stato di salute perché hanno paura di doversi far carico poi di questa infezione, di questa malattia. Ignorando totalmente che al giorno d'oggi, grazie a farmaci sempre più efficaci e tollerabili, una persona sieropositiva può condurre comunque un'esistenza assolutamente ricca, serena, piena e lunga, esattamente confrontabile con una persona che non vive con l'HIV. Quello che noi diciamo sempre nelle nostre campagne, che non è importante se tu sei sieropositivo o sieronegativo, l'importante è che tu lo sappia, perché nel momento in cui ne vieni a conoscenza puoi prenderti cura della tua vita e assicurarti una vita lunga e piena. Il passo successivo è stato creare negli ultimi 2 anni un checkpoint, ovvero un centro per la salute sessuale nel quale poter accedere regolarmente a facendo il test dell'HIV e dove somministriamo anche la PrEP, ovvero ci prendiamo in carico di quelle persone che decidono di adottare la PrEP. Cos'è la PrEP? È una terapia che si assume tramite una pastiglia, quindi per via orale, che impedisce al virus di accedere nell'organismo di una persona che ancora non ha contratto l'HIV. È una nuova strategia che già all'estero, dove è stata assunta da qualche anno, ma ultimamente anche in Italia sta dando dei risultati straordinari, perché per la prima volta dopo decenni vediamo un netto calo delle nuove infezioni da HIV. Un netto calo intendo dire una riduzione del 30, del 40% delle nuove infezioni, che non va a sostituire il preservativo, ma che diventa uno strumento prezioso nella lotta alle nuove infezioni da HIV. Uno strumento che prima non c'era, che non è detto che tutti lo debbano assumere. Chi non ha problemi a utilizzare il preservativo può continuare a utilizzare il preservativo tranquillamente. Chi prima non aveva uno strumento per poter prevenire l'infezione adesso ce l'ha e quindi è uno strumento che noi stiamo cercando di diffondere il più possibile. Oggi come oggi possiamo dire che veramente abbiamo in mano tutti gli strumenti per poter contrastare efficacemente la diffusione del virus senza bisogno di attendere un ipotetico vaccino che se mai sarà disponibile lo sarà ancora tra qualche anno. Accesso al test, accesso alle terapie, utilizzo della PrEP, sono 3 strumenti e utilizzo del preservativo, sono 4 strumenti che noi già oggi abbiamo e che ci permettono di poter dire che l'HIV ha veramente i giorni contati. Grazie.